beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a big hot sun beating on the big people in the big hot. Siamo da un paio d'ore a circa chilometro più o meno da Dyer Island, l'isola dove noi operiamo normalmente. Ora ci prepariamo anche a svolgere un altro tipo di osservazioni, che sono quelle riguardanti la discriminazione tra olfatto e vista, e a questo fine utilizzeremo una particolare sagoma che verrà utilizzata in presenza del trancio per appunto vedere quali sono le preferenze degli squali. Nella raccolta dei dati per quanto riguarda appunto le nostre osservazioni etologiche, in particolare siamo riusciti a ricostruire gli etogrammi di 5 esemplari e abbiamo quindi osservato i loro moduli comportamentali in presenza di prede passive, ma la cosa più interessante è stata appunto l'interazione che si è avuta con la sagoma di foca che abbiamo messo a confronto con la tradizionale bait, cioè il trancio di pesce. Dopo una serie di osservazioni, infatti, una femmina di circa 4 metri si è avventata sulla nostra sagoma, la vedete qui ridotta in condizioni poco dignitose, dimostrandoci appunto che in effetti comunque questi squali sembrano preferire prede più sostanziali a prede meno proteiche e meno caloriche, come possono essere per esempio i pesci. E quindi insomma siamo abbastanza confortati, ci dispiace per la nostra Manuelita,
però siamo abbastanza confortati perché le nostre ipotesi sono almeno in parte, almeno per ora, confermate dai dati che stiamo raccogliendo. Velocemente vi volevo solo far notare che sulla sagoma di foca che è rimasta sono ben evidenti i segni della dentatura dello squalo bianco, questa forma perfettamente triangolare di rasoio che gli vale il nome appunto allo squalo bianco, il nome latino di Carcharodon carcharias, che altro non vuol dire che pesce dai denti a forma di rasoio. I'll be better off than I was before. I've got this life, I'll be around to grow who I was before. I cannot. Dall'acquario Mondo Marino, centro di squali di Massa Marittima, partono ogni anno le spedizioni scientifiche sul comportamento degli squali bianchi in Sudafrica, in collaborazione con le università di Cosenza e Siena e con Michael Runzen, noto freediver sudafricano, e Leonard Compagno, massima autorità mondiale sulla sistematica e biologia degli squali. Le attività di ricerca sono finalizzate alla raccolta di dati sul comportamento predatorio e sociale di questi animali, per i quali è stato possibile mostrare in questi anni la maggiore complessità di comportamenti e la presenza di una vera e propria gerarchia sociale, aspetti poco conosciuti e che l'unità di studio è riuscita a sviluppare. Quest'anno sono stati raccolti anche campioni biologici finalizzati a studi di tipo genetico ed ecotossicologico in agreement con l'Università di Stellenbosch, che saranno utili per aumentare le attività di conservazione sugli squali bianchi che rischiano l'estinzione nei prossimi anni. We'll be right back.
special menu for your delight, oh my. Tonight you fly so high up in the vanilla sky. Your life is fine, it's sweet and sour, unbearable or great. You gotta love every hour, you must appreciate. This is your time, this is your day. You've got it all.